Buongiorno, bentornati a TG2 Costume e Società. Con la creatività e la fantasia anche l'interno di una bottiglia può stupire, raccontando forme artistiche piene di poesia. Daniela Colucci. Anche la natura può finire sotto vetro per inventare micro giardini dallo spirito libero. A Ferrara, Marco, 26 anni, ha una passione per l'Australia, raccoglie musche e varie specie vegetali per riporli in bottiglie, barattoli, vasi da farmacia. Fittonie, felci, asparagus, ficus retusa, edera si collocano su un letto di terra e sassolini con l'ausilio di forbici, pinze e bastoncini. L'accesso è spesso angusto, le mani non ce la fanno ad entrare. La composizione di un terrario è una scelta prettamente di fattori artistici e ovviamente cercando sempre di avere una visione magari di un contesto tropicale o da sottobosco, quindi le piante interagiscono tra di loro, ma ovviamente bisogna anche sapere che non tutte le piante possono coesistere all'interno. Ogni terrarium è un ecosistema da proteggere e curare, un angolo di verde che cerca il suo equilibrio.